Quando durante un corso d'esame di tecniche di documentazione audiovisiva ci siamo ritrovati la professoressa Ceresoli e ci siamo ritrovati e ci siamo detti: bene, dobbiamo mappare la città di Milano e dobbiamo cercare di farla in maniera più originale possibile, non fare la solita mappatura un po' vecchio stile. Quindi, grazie a questo corso, noi abbiamo scoperto che effettivamente Milano regala ogni giorno eventi di qualsiasi genere, soprattutto eventi gratuiti, in cui si può mangiare e si può anche vivere la vita milanese in maniera totalmente free. Sì, è andata per gioco Sì. e proprio pian piano ci siamo accorti che il progetto piaceva alle persone, prima agli amici, poi agli amici degli amici e poi gente che non conosciamo, per il fatto della gratuità, perché se c'è una cosa che accomuna tutti è il piacere del gratis. Quando una cosa è gratis è più bella, è più buona, è più carina. Quindi questo elemento ci ha fatto aiutare a crescere e a espanderci fino ad arrivare appunto a questi scrocchi. Scrocchi che sono seguiti da tantissima gente. Su Instagram sono 33.000 persone che vi seguono, 10.000 Esatto. quasi su Facebook, quindi sempre di più sono in aumento, perché forse evidentemente avete trovato la giusta chiave per vivere in una città. Insomma, diciamo sempre che Milano è la città più cara, Costosa, più costosa d'Italia sicuramente, d'Europa, si avvicina tantissimo alle vette e anche del mondo, insomma siamo sempre nella top 5 di solito. Quindi insomma avete trovato un modo per ribaltare tutto questo. Infatti anche il nome è una sfida, cioè ci siamo ispirati da Milano da bere, che era un periodo storico, e per poi chiamarci Milano da scrocco appunto per sfidare la città, per dire ragazzi guardate che forse la Milano sarà molto costosa ma c'è molto di gratis. La cosa anche divertente che abbiamo scoperto è che il Sole 24 Ore l'anno scorso, cioè l'anno scorso, nel 2018, ha eletto Milano come la città migliore d'Italia. E noi scherzando abbiamo detto: beh, siamo nati noi, quindi forse è per questo che Milano è la città migliore d'Italia. Perché abbiamo regalato a Milano un qualcosa che effettivamente prima non c'era. Non è un caso. È molto interessante infatti che venga però questo da tre non milanesi, appunto. Cioè, il fatto di essere dei fuorisede è stato fondamentale, immagino, giusto? Sì, il fatto di essere fuori sede sicuramente ha influito molto, perché il fuori sede, proprio per definizione, è quella persona che deve risparmiare e che ha sempre gli occhi puntati dei genitori: studi e risparmia, mi raccomando, ti paghiamo l'affitto. E quindi tu sei lì che quando vuoi fare le cose con gli amici hai sempre soldi contati. E noi abbiamo trovato un modo per divertirci, per anche partecipare a eventi di qualsiasi tipo, che non sono appunto solo inaugurazioni di locali, ma qualsiasi genere, anche eventi culturali, in maniera gratuita e di condividerli con le altre persone. Che cosa avete scovato e trovato fino ad adesso? Nel senso, ormai è un annetto Un praticamente che anno e siete. mezzo, cioè un anno e un Un mese anno e un quasi. mese proprio avete fatto. Avete fatto il compleanno, avete offerto qualcosa a voi o Certo, quello no? senz'altro. Alla Abbiamo. fine Sì. siamo da scrocco, quindi se non si offre, non offriamo Ok. noi. Abbiamo fatto una festa in Parco Sempione con dei Insieme ad ragazzi. altri ragazzi. Sì, E tutti gli abbiamo. altri sono venuti a scoccare da voi questa volta. Non vuoi scoccare dagli altri. Questa volta sì. Abbiamo partecipato a un party che era stato organizzato appunto da un altro ragazzo che si chiama Un Terrone a Milano, e anche lui, diciamo, stessa cosa nostra, però lui è appunto origini del sud. E avevo organizzato questo evento dove le persone potevano venire da noi e portare quello che volevano da mangiare, quindi c'è sempre questa regola della condivisione, e in più alcuni brand di Milano, alcuni Sì, store, locali. diciamo, locali, hanno portato le Loro loro pietanze. specialità, diciamo, quindi se era una pasticceria portava i dolci, altrimenti viceversa. Come vi è venuta qua questa idea precisamente? Cioè, quando è partita e come vi è venuta? Diciamo che essendo fuori sede, dopo un po' è partito lo spirito di sopravvivenza, di voler di risparmiare, come diceva prima Giada. E così abbiamo iniziato, per i fatti nostri, a frequentare qualche posticino dove vedevamo che c'erano assaggi gratuiti, magari vernissage dove alla fine dell'inaugurazione c'era sempre il drink con qualche Stuzzichino. stuzzichino. E quindi è partita così, cioè, tutti e tre lo facevamo per il conto nostro, poi sentendoci proprio parlare tra di noi, abbiamo visto che questa cosa la facevamo già ognuno per sé, così abbiamo detto ragazzi, facciamolo, diamogli un nome e mettiamolo a sistema. Quindi è una cosa che è partita già da noi proprio naturalmente. Poi ci siamo Ricordate la prima incontrati. segnalazione che avete fatto? Ve la ricordate cos'era? Il primo Allora, scrocco. Sì. il nostro primo scrocco, sì, ce lo ricordiamo Bellissimo. perfettamente. Mio padre aveva inviato a me in chat dicendo: guarda, c'è questa inaugurazione di questa pietineria in zona De Angeli, visto che state cercando di bere così in maniera gratis, andate lì che fanno l'inaugurazione, ci saranno delle piedine di varie degustazioni.
non ci siamo andati, ovviamente ci si erano riempiti la pancia. No, perché era molto bella, cioè davano proprio, facevano le piadine e poi le davano, chi le voleva le prendeva, quindi era era il secondo giorno della nascita della pagina, se mi ricordo bene. Non era ancora nata, l'abbiamo vista. Era il 26 maggio, il giorno prima della nascita. È vero. Cioè noi avevamo già pensato un po' di cose da creare, però tipo abbiamo provato. Era ancora un gruppo WhatsApp all'inizio, come poi alla fine abbiamo detto no, dai, funziona, basta, facciamolo. Come sì, è una piadina lì squisita, siamo andati un sacco di nostri amici. Ecco, molto interessante che questo, adesso che appunto voi andate lì goliardicamente appunto a scoccare, ma in realtà poi diventate comunque dei fari che danno anche delle indicazioni su dove muoversi a Milano, a prescindere poi dalla realtà dopo, nel senso di un secondo tempo, no? Sì, perché al di fuori di andare a scroccare, su Instagram facciamo un post ringraziamento, recensione dedicato a dove scrocchiamo, dove andiamo, e facciamo anche le storie sul posto, quindi esatto come hai detto tu, non è solo quello, non è solo scroccare, ma è anche ringraziare. Perché non è uno scrocco fine a se stesso, è uno scrocco in cui si conosce, si va oltre a quello che potrebbe essere la tua realtà, quindi si conosce una nuova realtà, una nuova storia, quindi non soltanto a livello di locale, di pietanze, ma anche a livello di persone, perché abbiamo conosciuto tantissime persone di diverso tipo, dai ragazzi fuori sede come noi, anche persone un po' più anziani, sui 40-50 anni, che effettivamente vivono in questa maniera perché magari non hanno anche solo per cercare compagnia. Esatto, non hanno una famiglia, quindi hanno bisogno di compagnia, o perché effettivamente non arrivano a fine mese, non hanno un lavoro e quindi cercano di vivere in questa maniera qua. Insomma, Milano c'è dell'aperitivo, Milano era una volta Milano da bere. Esatto, appunto. Adesso è la Milano da scrocco. Adesso Milano da scrocco, si può dire due cose, si può fare l'aperitivo a scrocco? Assolutamente sì, e noi siamo la prova. Noi abbiamo provato non un aperitivo, non due aperitivi, abbiamo provato quasi tutti i giorni aperitivi gratuiti, ma non soltanto. Come ho detto prima, ristoranti, cene, ma anche per esempio un vernissage dove per esempio regalavano addirittura del sushi durante un vernissage, quindi le abbiamo provate di tutte. E inoltre la cosa anche bella è che conosciamo anche nuovi cibi, una cosa diversa che effettivamente magari prima non facevamo, quindi sì, è anche un modo di conoscere non soltanto le persone locali ma anche nuove pietanze. Un punto di forza è anche il fatto che alla fine subito magari le persone si affidavano a noi e basta, invece adesso è proprio uno scambio, è uno scambio in tutti i sensi, è uno scambio anche dei locali stessi che adesso ci chiamano e ci dicono guardate che inauguriamo, aveste voglia di provare? E quindi noi lo mettiamo in pagina e tutti quelli che vogliono possono andare a provare. Ecco appunto, l'inaugurazione locale, vabbè, viene facile, mi metto insieme ad altri 1000 che vogliono mangiare la piadina e me la porto a casa. Già nel messaggio diventa una cosa un po' più complicata, magari lo so che sono gli artisti, magari perché comunque mi vergogno, magari certo. Come si fa a superare questa vergogna? Beh, innanzitutto noi studiamo all'Accademia di Belle Arti di Brera, quindi studiamo arte, quindi al di fuori di tutto ci interessa però tutte le mostre, però al di fuori di quello sì, sarebbe bello se ci fosse anche interesse per, esatto, per la mostra o comunque dove si va. È come uno scambio, ok, vengo a scroccarti però mi interessa anche di quello che... Sì, noi cerchiamo appunto di mettere anche tutti gli eventi, cioè nel senso ci sono alcuni che ci seguono solo per gli eventi culturali, per esempio, non gli interessa del resto, e quindi noi mettiamo comunque una cosa abbastanza... Diciamo che sì, non bisogna vergognarsi mai. Come si fa però? Non ti sai qualcuno mai si vergogna un po', dice no? Sì, però... Perché io faccio fatica a prenotare con The Fork, è l'imbarazzo della prima volta. Sì, io faccio fatica a dire ho prenotato su The Fork, ad esempio. Poi cioè, dopo che lo fai... Magari ho prenotato che credo di prenotare e poi fa finta di pagare. Completo. Sì. Fare ginnastica. Si va una volta, esatto. Si è un po' timidi, si va a seconda, si è un po' meno timidi. Anche noi all'inizio lo eravamo. Io molto sì, di più. Lui forse era il più timido di tutti. Io mi sembra quasi di rubare. poi effettivamente entri nel giro e capisci che non è una cosa sbagliata. Perché anche perché sono loro che te lo offrono. Esatto, cioè non è che andiamo e ci prendiamo. Esatto, perché poi loro dici magari io mi sono trovato bene in questo locale, lo posso consigliare a un amico o effettivamente ai ragazzi della pagina, o se mi trovo bene ci posso addirittura tornarci, quindi capita, è un investimento spesso loro da una parte, ma noi non ci perdiamo nulla alla fine, non è un rubare come effettivamente pensavo inizialmente. Se c'è un evento gratuito è perché il locale o qualsiasi altra, diciamo, piattaforma, chiamiamola, vuole offrire veramente qualcosa per farsi pubblicità, alla fine è tutto una pubblicità. Quindi se tu alla fine ti trovi veramente bene in questo locale, ci tornerai con i tuoi amici o lo consiglierai ai tuoi amici. Quindi secondo me alla fine bisogna avere imbarazzo. La cosa bella del nostro progetto è che molte persone si affidano soltanto a noi per conoscere nuovi locali. Sì, perché noi veniamo in tutta Milano. È diventato ovviamente un nuovo 02, che era da anni e non sappiamo più come fare.
Sì, sì, esatto. Però anche perché poi ci espandiamo anche un po' fuori Milano, a volte anche Bergamo, sì, dintorni. Quindi, sì. La cosa che avete scoccato di cui siete più orgogliosi, singolarmente, mi immagino che chiunque di voi abbia. Certo. Come traguardo, io vedo Cracco. Siamo andati a mangiare la Cracco gratis? Non proprio. Ah, ok. Abbiamo preso due caffè e due cappuccini a costo zero, ma non perché eravamo noi, ma perché era la giornata mondiale del caffè, il 1 ottobre, e quindi offriva caffè a tutti e non potevamo mancare noi. Infatti siamo andati e ci siamo presi prima due caffè, poi siamo rimasti un po' lì, sentivamo la gente che parlava di noi. Addirittura due ragazzi che lavoravano in banca, un credito tipo. Ah, dicevano, ah, i ragazzi mi hanno a scrocco, ci hanno consigliato questo. E eravamo tipo, ah, siamo noi. E poi ci siamo presi anche due cappuccini, già che c'eravamo. Vabbè, già che si scocca, scocca bene, giusto? Sì. Quello è stato un mega traguardo per me. E mi dicevi che avevate, quando dice, è proprio lo scontrino che siete andati a casa. Sì, abbiamo lo scontrino, li abbiamo tutti a casa, li conserviamo come reliquie. Devo dire che praticamente Cracco e Euro Zero, insomma, è possibile, era, è sì, possibile. È roba da tenere lì e vendere, ragazzi, magari un giorno fa qualche anno. Esatto. Sì, sì. Già dal tuo scocco, allora, il scocco preferito qual è stato? Diciamo che io sono un po' patita dei dolci. Quindi per me è stato l'inaugurazione in cui ci siamo trovati veramente casualmente, di Federico Fashion Style, che ha aperto il suo salone in Corso Como. A un certo punto vediamo tutta questa folla ammassata davanti a un portone, diciamo, ragazzi, ma che cosa c'è? Noi quella sera stavamo veramente girando, non sapevamo dove andare, perché lo scrocco è anche questo, è anche non sapere dove andare e girare. E a un certo punto vediamo tutta questa folla, ok, ci aprono le porte, perché a un certo punto Federico decide di fare entrare tutte le persone e andiamo dentro e c'erano tipo due tavoli pieni di cioccolatini e biscotti. E poi dopo, vabbè, ci ha offerto dopo serata all'Hollywood con tanto di drink offerti, e questo è stato... E di aperitivo. Aperitivo, mm-hmm. Esatto, anche lì, perché se uno voleva cenare c'era l'aperitivo, solo che ormai avevamo già mangiato prima. È stato molto bello. Credo i vari sushi che abbiamo trovati, perché effettivamente comprare o comunque andare in uno you can eat è difficile, perché effettivamente uno dice costa, oppure comunque la qualità del pesce non è sempre il massimo. Però noi abbiamo trovato 2-3 sushi che avevo inaugurato, e diciamo che ognuno di noi ci ha lasciato un pezzo di cuore, forse anche di fegato, perché no, in verità non siamo mai stati male, no, quello no. Siamo sopravvissuti, quindi vuol dire che effettivamente era sushi buono e di alta qualità. Sì, sempre. Però abbiamo poi anche divertente trovato, sushi, perché esatto, c'è sempre tantissima gente, anche forse fuori Milano tutta la gente, perché il sushi piace a tutti e sì, è anche costoso, quindi è raro da trovare, esatto, gratis, e ci divertiamo sempre quando andiamo ai sushi. Ma ti immagino, cioè, come voi appunto poi arrivano, non ve lo tenete per voi, no? Lo dite anche ai, sì, vostri 40.000 follower, tra una roba e l'altra, cioè arriva la massa a quel punto. A noi fa piacere. Dipende quanto è interessante l'evento, quanto, esatto, piace, quanto è centrale, dipende dal giorno della settimana, dipende da tanti fattori. Qual è il giorno della settimana che si scocca meglio? Giovedì proprio. È incredibile, eh? Davvero? Ti aspettavi sabato, tipo? No. Il giovedì è il giorno dello scocco? Sì. Sì. Il giorno mi siete date una risposta del come mai questa cosa? Molto ovviamente perché è quasi vicino al weekend, è una sorta di stacco di giorno che è a metà tra la settimana e tra il weekend, mm-hmm, quindi magari in quel momento la gente è più libera, ha più voglia anche di girare la città. Sente già il weekend, però allo stesso tempo non fa l'aperitivo con gli amici, perché gli amici lavorano. Ma dai, il giorno compie 20, il giovedì. Il giovedì, sì. A volte ci troviamo con 3 eventi contemporaneamente, tutti e 3 interessanti, quindi o ci dividiamo oppure facciamo un maratone. maratone in cui cerchiamo di organizzarci mezz'ora prima, con ore 19 qui. Ore 19:30 qua. Qui. Però adesso ve lo devo chiedere, ma come fate a scoprire tutti questi eventi? Però conosci la formula segreta della Coca-Cola? O della Nutella? Della Nutella. Sembra di no. Diciamo che ci sono varie tecniche. Sì. Noi abbiamo un nostro metodo. Una che possiamo sapere. Noi abbiamo un nostro metodo di ricerca. Ok. Quindi si parla di ricerca. E poi c'è segnalazioni su segnalazioni. Tra locali, comunque, sì, il nostro fan base che noi chiamiamo scroccosauri. I scroccosauri, sì, insomma, sì, la vostra fan base. Non ci piaceva il fatto che venissero chiamati tutti scrocconi, perché noi vogliamo portare una concezione positiva dello scrocco, e quindi abbiamo creato il nostro dinosauro con la coda a S, mm-hmm, e l'abbiamo chiamato scroccosauro, e quindi sono scroccosauri, non sono scrocconi. Fantastico. Poi il T-Rex è per calibracina corta. Ovviamente. Però le fauci grosse, ma le fauci ha fame. Molta fame, ma bacino corto. Esatto. Ok, perfetto. Ricordiamo appunto le coordinate di come fare a trovarvi sui vari social, anche a ciò che avete col sito. Allora, Milano da Scrocco, sì, su Instagram.
Facebook Milano da Scrocco sempre, e il sito milanodascrocco.com, molto semplice. Esatto. Ogni quanto troviamo segnalazioni? Tutti i giorni. Tutti i giorni e tutte le ore. Più volte al giorno? Sì. Sì. Ok. Oggi dove ci consigliate di andare? Oggi sicuramente c'è un evento della Swatch. Sì, c'è un evento della Swatch. Quindi ci saranno delle sorprese, secondo me. Esatto. Dalle 8 fino a mezzanotte. Non mi ricordo la zona, forse Tortona. Sì, può essere. Tortona, molto probabilmente. E trovate tutte le informazioni. Bisogna mandare una mail con gli accrediti. Trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina. Ci sono dei luoghi di Scrocco che tornano invece ogni tanto? Oppure... Stesso luogo, intendi? Sì. Stesso luogo? È capitato a volte. Sì. Però ormai noi abbiamo scoperto che riusciamo anche a orientarci per Milano attraverso i posti. Ah, sì. O anche attraverso le vie. Quando passeggiamo ci ricordiamo, ah sì, eravamo là quella volta, ah, sì, eravamo là. Io per esempio, che ne so, dobbiamo andare in via Coldilana, diciamo, ah, ma in via Coldilana è inaugurato la gelateria lì, e poi ha fatto il compleanno con l'altro ristorante, quindi ok, quindi zona Tortona, quindi riusciamo comunque a... Sì. Diciamo, gli eventi ricorrenti sono quelli compleanni, anniversari, quindi magari una volta all'anno, cioè... Diciamo, e poi è bellissimo dire, mamma, no, stasera non posso, sono al compleanno di un bar, invece il compleanno di un mio amico. Sì, molto diciamo, andiamo al compleanno, ah, di chi? Di un tuo amico? Non proprio. Di un bar. Però è sempre bello. E poi ci aiuta a conoscere la città. Sì. Ah, ma infatti, io ragazzo, anzi, da poco sono stati 40 anni della gelateria qua in Via Novara, ha fatto il compleanno e dava gelato gratis, quindi ecco, e noi dovevamo fare la selezione per Milano da Scrocco. Insomma, 40.000 che vi seguono sono tanti, dicevi, incominciano anche appunto a essere degli agenti proprio, nel certo senso, no? Sono i vostri agenti non a La Habana ma a Milano proprio. Sì. Sì, come avviene questa interazione appunto con i vostri utenti? Ok, allora fondamentalmente viene in due step, diciamo, cioè lo step del ti comunico ora e adesso cosa sta succedendo tramite una storia, e quindi ci segnalano Garibaldi, danno la Coca-Cola, non lo so, danno qualsiasi cosa, sì, e, in questi giorni davano la Coca-Cola, quindi mi è venuto in mente per quello, ce lo segnalano, noi ripostiamo nella nostra pagina queste cose, oppure ci sono anche le agenzie stesse che ci contattano, oppure di distribuzione che ci contattano e dicono distribuiamo queste cose. Altrimenti ci segnalano, magari trovano degli eventi su Facebook, trovano degli eventi su Instagram e ce li segnalano per la settimana dopo, ci dicono ragazzi ho trovato questo, poi magari noi l'avevamo già nel nostro archivio di ricerca e tutto, però comunque ci aiutano. Finora abbiamo parlato quasi solo esclusivamente di cose appunto da mangiare, però dicevi non è solo roba da mangiare, cioè no. Si scopre qualsiasi cosa a Milano, tipo che cos'altro si può... Eventi culturali, anche discoteche ogni tanto gratuite, eventi all'aperto... Beh, settimana scorsa c'è stato il Festival dell'Amore e come Scrocco c'era un tatuaggio gratuito. In triennale. Oh. In triennale. E anche molto belli. Sì, quindi effettivamente a Milano si può trovare di tutto a livello gratuito, che può essere la maglietta, beh, non sono quelle magliette bellissime, però... Dipende da chi lo... Sono quelle magliette magari per stare in casa stanno anche bene. C'era quel laboratorio di serigrafia che stampava stampe serigrafiche gratuite. Esatto. Cioè dipende dall'inaugurazione che fanno, se inaugura magari un negozio che vende trucchi, molte volte magari non ti dà l'aperitivo ma ti dà per le ragazze dei campioncini, dei mini rossetti, aveva inaugurato in Corso Como che davano dei rossetti proprio. Parla appunto spessissimo di inaugurazione, cioè mi stai dicendo che a Milano ogni giorno apre qualcosa? Sì. È pazzesco. Sì. Sì. La cosa positiva è il fatto che aprono, però effettivamente magari ci accorgiamo che... se apre qualcosa vuol dire che effettivamente prima ha chiuso qualcos'altro, quindi c'è questo però ciclo. Ci sono tanti temporari al suo posto, vuol dire che ha chiuso e riaperto. No, ci sono tanti temporari shop anche quelli che vediamo quando non hanno chiuso. Si spera. Però abbiamo notato che magari prima che iniziasse tutto questo in Scrocco c'erano dei locali che effettivamente prima c'erano, poi hanno chiuso, mentre poi adesso hanno riaperto qualcos'altro, quindi c'è anche questo ciclo di anche economico, si può dire così, a Milano, che effettivamente funziona. E quindi noi speriamo anche di aiutarlo in qualche modo, seppur uno dice mamma mia gli scrocconi vengono qui, e dipende un po' da uno come lo vede. Ma molto interessante sentire che appunto adesso sono gli stessi locali a chiamarvi, quindi insomma siamo cambiati, ce n'è bisogno. Esatto. Cioè, la parola scrocco è cambiata in un anno, prima era accezione negativa, adesso se parli di scrocco dici ah però c'è simpatico. La Milano da Scrocco, quindi è un pochino diversa. Poi ci stiamo lavorando sempre di più, ovviamente. Sì. È molto interessante appunto questo cambio culturale proprio che cercate di fare. Interessantissime le iniziative anche culturali che invece fate vedere, promuovete appunto sui vostri canali.
Quindi diciamo, questa sera dove dobbiamo andare, mi dicevi, zona Tortona? Sì, esatto. Per lo Swatch Party. Sì, c'è un evento della Swatch. Bisogna registrarsi, dicevi. Esatto. Sì, tramite una mail. Comunque basta appunto andare sull'Instagram di Milano da Scrocco, oppure su Facebook, oppure sul sito, si trovano tutte le indicazioni lì, immagino. Esatto. I prossimi scrocchi che devono avere, qualcosa che deve venire nei prossimi giorni interessante, dai, dateci un'anteprima. Beh, sicuramente l'evento. Gelateria milanese, sì, in zona Primaticcio. Sicuramente giovedì. Giovedì, Primaticcio, aprono la gelateria. Esatto, via delle Legioni Romane apre questa gelateria e dà gelato gratis a tutti dalle 18:30 in poi. Quindi quella tappa obbligatoria. Sì. Perfetto, allora ci vediamo tutti giovedì sera alla gelateria. Ovvio. E gelateria milanesi, gelateria in verità. Milanesi, gelateria, quindi insomma Legioni Romane, così si da trova tutto, ragazzi. Di Milano da Scrocco, tanto ci sarete sicuro. Certo. Assolutamente, non possiamo mancare. Gelato gratis, cioè nel senso. Poi con questo caldo. L'unica salvezza. Giusi, c'è qualcosa che ancora avreste voluto scroccare ma non siete riusciti a scroccare? L'affitto. L'affitto, ti giuro, uguale. Mia madre ha detto, quando riuscirei a scroccare l'affitto, già da sé a posto. Sì, l'affitto, un giorno riusciremo. Io avevo un'idea che avevo a IKEA di fare delle serate di prova degli vari spazi. Noi possiamo provarli se vogliono. Tu sai chiedere a IKEA di averla. Sì. Esatto, esatto. Adesso fanno foto anche le docce con dentro quella che si lava, interattiva. È vero, l'ho vista. Nel caso vi sentiate soli dentro l'IKEA, quindi insomma, potrebbe essere un'idea. Prendere tutti in fuori corso, mandarli a rotazione a dormire lì che per una settimana, almeno insomma, uno sconto sulla fitta. Si può provare. Ci può stare. Infatti, può essere un'idea. Dai. Ragazzi, davvero, grazie mille di essere stati con noi. Ricordiamo Milano da Scrocco, seguiteli su Facebook, su Instagram e sul sito internet milanodascrocco.com. Trovate qualsiasi veramente indicazione su come fare a vivere a Milano senza dissanguarsi, che insomma spesso e volentieri non è facile, ma insomma... I ragazzi hanno un metodo tutto loro, ce l'hanno fatta e insomma sfottiamoli anche noi, scocchiamo le loro informazioni, quindi insomma benvengono davvero. Grazie mille davvero a Giulia Scalore, Giada Lanzotti e Alessio Ferrantino, grazie mille davvero. Grazie a te. Complimenti per quello che state facendo e continuate, grazie, perché insomma abbiamo veramente bisogno. E in bocca al lupo anche a te e a tutta la redazione di Milano News. Grazie mille Alessio, gentilissimo. Grazie davvero e buona giornata. Ciao, grazie a tutti che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta su Good Morning Milano, per parlare di Milano. Domani è martedì, parleremo di periferie. Grazie mille, arrivederci, a presto.